Ci siamo, abbiamo aperto le logge di braccio dopo 3 anni di sofferenze, perché chiaramente è un posto a cui siamo affezionati. Sono affezionati tanti perugini che, tra l'altro, sono venuti a trovarci nel weekend e hanno fatto i loro complimenti sinceri, credo, a questo tipo di impresa. È una nuova attività che apre nel centro storico, in piazza 4 Novembre. Siamo contenti, è un'esperienza anche commerciale innovativa. Nel gergo commerciale si chiama shopping shop, ovvero un negozio dentro un altro negozio. In questo caso parliamo quindi del negozio di Aero Chocolate, all'interno del quale c'è il negozio di Perugina, con tutto l'assortimento dei prodotti che hanno reso celebre questa nota fabbrica di Perugia. E siamo però a pochi passi dall'altro negozio di cioccolato, ecco come dialogano. Beh, molto bene, perché sono due format diversi e quindi abbiamo già notato che il turista appunto fa una sorta di itinerario cioccolatoso in piazza, che speriamo di arricchire con nuove proposte, anche interagendo anche con altri format. Quindi credo che possa essere una bella esperienza per realizzare quel sogno che ormai è abbastanza noto in città, di realizzare appunto la città del cioccolato. L'ultimissima cosa, la curiosità, ecco, qual è l'elemento più curioso che caratterizzerà questo locale? Ma diciamo che in questa prima fase pensiamo appunto a un'offerta commerciale e non abbiamo ancora attivato la somministrazione del prodotto, però giungerà anche il tempo probabilmente in cui arriverà una buona tazza di cioccolato da degustare, una bella crepe al cioccolato, quindi gestire anche quello che è un rapporto con il consumatore, che potrà privilegiare anche l'utilizzo dello spazio esterno, delle logge che sono assolutamente di pregio e offrono la possibilità di vedere Perugia da un'angolatura che anche noi perugini non siamo abituati a vedere, ma che è stupenda. Quindi ci aspettiamo i tavolini fuori? Intanto abbiamo già i basamenti per sedersi, sono molto comodi e una volta puliti, come abbiamo già ripulito in questo fine settimana, sono anche loro stessi ottimi per sedersi e per fare questi tipi di degustazione. Poi i tavolini, un po' alla volta, vediamo un po' quello che riusciremo a fare in armonia e in concordia, soprattutto.